miscelate le carte in tavola. Io metterei le cose in chiaro. Finché io sarò qui, da qui non uscirà nessuno. Altrimenti, puoi anche immaginare cosa potrebbe succedere. Lei? Sì? È il padrone di sta baracca? Sì, sarei io. Bene, da questo momento è responsabile di tutto ciò che accade. Anzi, facciamo una cosa. Nominerò capo. Come si chiama questo postaccio? È la pensione del nuovo stambecco. Bene, sarà il capo degli stambetti. E qui sarà anche il primo a cui... È chiaro? È chiaro? Sì, sì, più chiarissimo. Bene. Fatevi tutti passare il dead scappare. Queste sono le chiavi della recinzione qua fuori. È difficile, se non impossibile, da scavalcare. Mi dica, l'ha fatta fare lei? Sì, salvo per i ladri. E c'è per caso un'altra uscita? Sì, sì, certo. Ce n'è una da quella parte di là. E ha la stessa recinzione? Sì, anche quella per i ladri. Bene, vado a chiuderla. Go! Va con lui a controllare chi chiude bene. Non fate scherzi, non vi sarà fatto nulla. Vi fermerò solamente il tempo necessario perché si calmino le acque. Dopodiché andrò a ritirare il bottino. E me ne andrò all'estero. Fino ad allora potrete muovervi come cavolo vorrete. L'importante è che nessuno stia da qui. È chiaro? È chiaro? Sì, sì, sì. E con la chiave. Non è che per caso mi ha fatto fare di doppio. Ah, no. Bene, ora vado a riposare. Tu, Giovannino. Dica. Controlla che da qui non esca nessuno. Non posso neanche andare a giocare nel parco. Ci sono le vipere nel parco. Oh. Portami alla mia stanza, così mi dai anche le chiavi di scorta. Prendo la camera, ti qua. Prego, prego. Oh. Ma Camilla, perché li hai portati da me? Ma sembravano brave persone. Gelato! A dire bene, i gelati li ho pagati io! E poi non è cattivo, manco ho fatto un lavoro! Un lavoro? Sì, io lavoravo al mercato! Facevo lo scaricatore di frutta e verdura! Un giorno arriva il signor Adolfo e mi fa: ragazzo! Sì? Ti va un lavoro? Urca se mi va un lavoro! Allora vieni con me! Siamo andati sul suo macchinone e ci siamo fermati davanti alle poste! Lui doveva ritirare qualche spizzolo e dovevo rimanere in macchina e fischiare, o almeno urlare, se avevano dei suoi amici vestiti da poliziotti, perché stavano zoccando guardie e ladri. Suoi amici, vero? Sì, suoi amici. Ha dato 10 euro ed è uscito con un sacco pieno di soldi. Ha detto che era per la sua mamma malata. Sì, brava. Comunque, siamo poi andati a casa sua. Abbiamo lasciato la macchina nel garage. Noi siamo andati su cantina perché faceva più fresco e poi il giorno dopo siamo andati a passeggiare. Io devo stare 10 o 15 metri dietro di lui e fischiare se arrivavano dei suoi amici, sempre quelli vestiti da poliziotti. E però mi sono accorto che non sono capace. Ma di fischiare, no? Poi abbiamo incontrato la signorina Camilla e mi ha fatto vedere una strana fotografia. Sì, sì, la mia fotografia, ve la faccio vedere. Gliela fai vedere dopo. Continui. Niente, abbiamo preso il gelato e poi siamo venuti qua, un giorno e mezzo di lavoro e sono zecchi. Il signor Adolfo è sistemato. L'ha ucciso! L'ha preso di sorpresa e l'ha ucciso! Se forma, ma che ha il coraggio di farlo? Ho visto il coltello e pensavo che... Ah, il coltello! Il coltello usato per tagliare la bistecca che il signor Adolfo mi ha ordinato. Guardate, lì era alta così e lunga... Oh! Stia attento con questo coltello, non si sa mai. Comunque, caro, sei stato bravo a dire che avevi fatto anche i doppioni delle chiavi, ma cosa ti è saltato in mente? Amore, ma hai visto che faccia c'ha quello? Cioè, solo guardando me. E poi scusa, mi ho nominato capo stambecco, è il primo che c'è qualcuno sgrana qua. Carezze là le referenze per fare il capobecco. È stambecco, capo stambecco. Stambecco. Certo che ce li ha. E che referenze? Nessuno di noi può competere. E un verme, anche piccolo, ma ci vuole, eh. Appena lo trovo glielo porto. Vabbè, facciamo che andiamo a prenderci un caffè tutti, così ci iniziamo.
Adesso sì che siamo proprio in un bel pasticcio. Già, dovevamo trascorrere una vacanza per sistemare la nostra storia d'amore e invece ci troviamo in stagio di preliminare. Non vorrei che dopo 10 anni, al posto che incoronare la nostra storia d'amore con un matrimonio, la incoroniamo con un funerale. Il coltello! Lo affrontiamo col coltello! Oh, che bella idea! Un duello! Lui con la pistola e lui con il coltello. Mi sembra un po' impari come sfida, Ma magari con un po' di fortuna e se la pistola si inceppa, perché no? Ce la possiamo fare. Ma non dobbiamo affrontarlo faccia a faccia. Lo prendiamo alle spalle. No, ascolta Rosa, io di pugnalare un uomo alle spalle proprio no, Né tantomeno se questo è un criminale. Quindi se hai tu il coraggio, fallo. Io? No. Questa è una cosa che fanno le persone cattive, cattive dentro e non fa il caso mio. Apupù! Apu! Apupù! Apu! Donno, cosa c'è? Devi fare la popò? Apu! Apu! Popurga! Devi prendere la purga? No! E cri... E cri... E cri... Il grillo! No, dimmi a me. Diavolo! Purga al criminale! Giusto! Così sta occupato! Bravo, nonno! Oh, gran bella idea, nonno, Ti diciamo, venga, venga, e gli offriamo un bel bicchiere di olio di ricino, no? E diciamo, lo beva tutto. Poi, dopo che l'ha bevuto, se ne sta tutto il giorno al gabinetto. E se si prende uno di noi come ostaggio, non ti dico, uno scomodo. Ma allora tu sei davvero scemo. Gliela bianchi nascosto, no? Così lui pensa di aver preso un'infezione, fa a farsi delle analisi e ci lascia liberi. Oppure ci ammazza tutti. Forse la seconda opzione è la più probabile. Comunque, tentare non nuoce. O così sì, in questo caso, nuoce. Però allora, provare per credere. Dov'è questa purga? È nella borsa della mamma. Vado a prenderla. Il nostro sandruccio solo soletto. Non solo, c'è il nonno. Ma io come se non ci fosse. Dimmi, non è che conosci qualche giochino? Sai, ho tanta voglia di giocare, poi tanto tempo che non gioco. Se vuoi ti porto con me sulla mia automobile. Ma io non vedo nessuna automobile. Ecco, questa qui è la mia automobile. Accomodati. Cosa c'è? Volevo guidare io. Guida tu? Ma come va veloce? Non posso avvicinarmi un po'. E non trovo, sai, una strada tutta curve. Cercavamo i vermi. No, grazie, ci sono già andato. Comunque, niente male la signora. Stai attento, tu non mi hai mai vista arrabbiata. E se io mi arrabbio, Rodolfo, nei confronti è un agnellino. Non mi piace, ti sta sempre attaccata come una sanguisuga. E tu gli dai anche corda. Attento, caro, la corda si spezza. E dai, gelosona, lo sai che il mio cuore batte solo per te. Per il momento. Per il momento? Sì, la nostra storia la conosci. Ho occhi solo per te. Ma bisogna arrivare ad una conclusione, no? Ci arriveremo, intanto pensa alla purga. Sì. Cosa faccio se non c'è la bottiglia di vino? Tieni. Grazie. Prego. Allora? Un attimo.
adesso dobbiamo trovare il modo per fargliela bere. Speriamo non sia assenio. Assenio quello lì. Quando si beve tutto il cancarone, bottiglino compreso. Comunque, il nonno dorme. E ci siamo solo io e te. Perché non ci prendiamo un po' di tempo per noi? Sei matto? La mamma potrebbe vederci. No, io vorrei che ci vedesse, così almeno la finiamo qui. Ma Sandro, le morirebbe di crepa cuore. No, oh, Rosa, non me ne frega niente. Bravo ragazzi, le donne bisogna prenderle per la sutta e se scappano, botte! Solo così diventeranno docili, amabili e anche schiavi. Ti do la dimostrazione. No, noi stavamo giocando a nascondigli, a rincorrino, per decidere chi dei due doveva avere per primo. Era cosa? Sì, una bottiglia di vino che abbiamo rubato. Sì. Sì, la prima. È la prima cosa buona che fate. La prima per prima, sapendo che è stata rubata, sarà certamente più buona. Ma un bicchiere. Era rosa, un bicchiere? Un bicchiere. Lasciate stare. Salute, salute! Salute, signor Adolfo! Non è che verrebbe vedere il sugo che ho preparato, ci ho messo gli ingredienti? Sì, un attimo che arrivo. Ma ho tutto sul fuoco, non vorrei che prendasse tutto il fumo. Vabbè, se la mette così ve lo subito, altrimenti avremo tutto fumo e niente arrosto. Sì, perché... Andiamo. Ma proprio adesso doveva arrivare quel... Ma dai, la stava per bene! Adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Lei esca l'ha avvistata. Tornerà per berla, no? Speriamo bene. Ma cosa fai? Ma c'è la purga! Ah, già, mi stavo scordando. Vabbè, ora lasciami andare, prima che tua mamma mi venga a cercare di nuovo. Sì, è ora di andare a cuccia. Sai che magari ci fa stare un po' nella stessa cuccia, Ma non fare lo stesso. Ma non si può! Ma no!